sto a fare. Oh, se c'è questo che è bello pesante, è di ferro. No? C'è anche qualcosetta qua sotto. Proviamo a prenderlo come segno del destino. Ho trovato questo pezzo di ferro che non si capisce bene cos'è. Bello pesante. Ma so anche se è ferro. Sarà ferro. Questa sembra una ghiera. Ah, ok, non è una ghiera. Ah, ok, mi sembra aver capito. Sapete che cos'è? È un mozzo. È un mozzo di, non so se di un motorino, di qualcosa. Questa era la corona. Corona dentata, guardala qua. Pesante, è roba vecchia. La corona dentata di un qualche qualcosa. Ecco qua, vedi i denti? Eccola qua, sì. Uno, due, tre, sì, sono saltati tutti i denti, era una corona. Quindi questo è un mozzo di qualcosa che andava a motore, penso, con la catena. Con la catena, vedi? Va bene. È ferro comunque, il ferro non inquina, Capisci? Ferro non inquina, ferro fa parte degli elementi, quindi non è un problema lasciare il ferro sul posto, ok? Sì. Allora, visto che qua ho trovato questo pezzo di ferro, proviamo a dargli un'occhiata proprio in questa zona dove ho trovato quel ferro. Ferro pesante, l'oro è pesante, magnetite pesante, piombo è pesante, e quindi si trovano più o meno negli stessi posti, no? Più o meno, quindi non è arrivata qua, dai. Quindi qua in mezzo stavo mettendo il secchio nel setaccio, il caldo fa brutti scherzi. Non soffiamo il naso, scusate, stacco un attimo. Come? Ma no, da quel sorriso che hai. No, ma mi ce n'è ancora qua. Dai. Non riuscivo a separarlo, che era abbastanza leggero, ma. Allora, è leggero, ma sono più grandi del mio. Sono più grandi delle mie, quindi come al solito ti faccio scavare sempre un po'. No, però sono leggere. Sono leggere. È leggero, quindi ce n'è ancora lì, porta no, tutto a casa. Ce n'è sicuro, adesso me lo guardo a casa. Porta tutto a casa, sì, sì. Sicuro perché lo vedevo passare così piccolo, sì. Non lo tirate su. Adesso li ho mischiati. Ah, fa niente, era solo così, per fare la dimensione a casa. Sì, sì. Ecco. Che stava la vita. Sì, sì, no, ma ce n'è ancora, qua ho voglia. No, ce n'è sicuro. Sì, tutto a portare a casa questo. Nel secchiello. Sì. Sì. Sì, vediamo se cambia la cosa. Quindi secondo te è meglio più superficiale che io l'ho trovato più grosso. Allora, tu hai trovato un po' più largo, più bellino, andando più verso la sponda, dentro l'argine un po'. Un pochino, sì. Io invece ho fatto tutto sotto.
mi sembra più larghino quello, quindi può darsi che sì, può darsi che se c'hai la zappa magari spacchi un po'. Faccio un secchio e proviamo, vediamo. Sai cos'è l'ideale lì adesso? Prendi un secchio di acqua e glielo butti sopra dove vuoi lavare, dove vuoi scavare. Due secchiate. Qui si ammorbidisce il tutto, due zappate, si scioglie, è meglio. Prova. Io provo qua. Io provo qua in mezzo, torniamo giusto. È tutto incastrato qua. Ah, dai che si va giù. Ah, si va giù anche qua allora. Allora, ripiazziamo la canalina. Sempre al solito posto. E lei è già pronta. Ma una pagliuzzetta la vedo. L'ho vista qua una pagliuzzetta prima, adesso. Magari. Sembra a posto, sembra pulita. Vediamo cosa c'era. Andiamo a dare un'occhiata anche lì. Tanto Loris arriverà, sta scavando dietro l'erosione che abbiamo trovato anche lì. E sicuramente preso bene, perché stamattina siamo andati in un posto dove veramente ce n'era poco. Poco, piccolo, però non bisogna mai abbattersi, aver voglia di anche di spostarsi, di provare altro, se proprio. Ci viene anche per come hobby, come per passione, per passare una bella giornata in compagnia, anche a volte, anche se sono molto molto spesso solitario, però magari a volte. Ma tu guarda, già che bella pagliuzza che vedo, ma non ci posso credere, se io dico a Loris mi sputa in un occhio che l'ho fatto scavare là dietro. No vabbè, ce n'è anche là, però qui veramente in un piccolo scavetto, c'è cioè proprio superficiale, in mezzo all'alveo proprio. Guarda, le sono più belle che di là.
Guarda questa, un po' leggera, Oh, basta scappare giù. È leggera questa, però. Ma tu guarda. Sta arrivando Loris, adesso lo faccio vedere. E ce n'è anche qua ancora, guarda che ce n'è ancora. Bisogna fare il canotto, Loris, vieni a vedere. Sai dove ti ho fatto vedere quel pezzo di ferro? Che bello. E ce n'è ancora, qua in mezzo, solo che sono... Sì. Questo per dirti cosa, ma non è che l'ho trovato a cavolo lì, C'è il pezzo di ferro, ma perché? Tu guarda, qui l'acqua si incanala. Quella che straripa viene su, si spiaggia qua, rallenta. Fatto bene, che se fa tutto il culo viene più là. Bravo, no, ma vieni qua anche tu. Rallenta e rallenta e deposita, perché c'è quel pezzo di ferro. Sì. Queste sono tutte esperienza. Quindi lì in mezzo, proprio lì in mezzo. Trovati un punto a caso. Adesso c'è due secchi da lavare. Sì, c'è due secchi. Vabbè, buono. Però guarda. Sicuramente vale. E poi così fatto mezzo secchio, no? Ma sì, un assaggino, una spanna. Ce n'è più che di là. Ce n'è più che di là. Bravo, ce n'è più che di là. Sì, sì.